Due video fa di FK Under the Hood vi avevo parlato di come funziona un compilatore e sotto quel video mi fu lasciato il seguente commento. A che punto delle fasi di compilazione avvengono le ottimizzazioni del codice? E fino a che punto si spingono? Ovviamente questo è un argomento molto ampio che non potevo affrontare in quel video. È di fatto un argomento troppo vasto anche per un video solo, quindi oggi riassumo. Rispondiamo alla prima domanda, che è quella più semplice. Per la seconda mi occorre tutto il video. A che punto delle fasi di compilazione avvengono le ottimizzazioni? Beh, dipende da quale tipo di ottimizzazione vogliamo fare. Molte avvengono sulla rappresentazione intermedia, ma altre possono avvenire nel codice oggetto, cioè manipolando il codice macchina. Ma prima di tutto facciamo un passo indietro. Che vuol dire ottimizzazione del codice? Ottimizzare il codice significa rendere il programma che si è scritto più efficiente. Vengono apportate delle trasformazioni in modo tale che il programma compilato risulti più efficiente. Beh, ma più efficiente rispetto a cosa? Anche questo dipende. A volte vogliamo ottimizzare il tempo di esecuzione rendendolo più veloce. Altre volte vogliamo ottimizzare l'uso della RAM, altre invece l'uso di energia, ovvero per far consumare meno un dispositivo. E questo spesso è utile per tutti quei dispositivi mobili. Adesso, quali sono i tipi di ottimizzazione? Ce ne sono a decine. E in questo video ne citerò solamente alcune. Una cosa importante da dire è che le ottimizzazioni, qualsiasi esse siano, vengono applicate mediante l'uso di regole, al fine di garantire che quello che accade in un codice ottimizzato è esattamente uguale a quello che accade in un codice non ottimizzato, ovviamente dal punto di vista dei dati. Cioè, dato un input, si deve ottenere sempre lo stesso output. Sembra banale dirlo, ma è importante. E adesso andiamo a vedere alcune strategie di ottimizzazione del codice, dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi riprendiamo su vostra richiesta da dove avevamo lasciato quando vi parlavo di compilatori. Ma prima di cominciare, se troverete questo video di vostro gradimento, non dimenticate di lasciare un like e, qualora non foste iscritti, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina degli avvisi, così non solo supportate il mio lavoro, ma non vi perderete gli altri fantastici video che porto su questo canale. E adesso riprendiamo ed esploriamo alcuni tipi di ottimizzazione del codice. Ottimizzazioni peephole. Peephole significa spioncino in inglese. Queste sono quelle ottimizzazioni fatte direttamente sul codice macchina, quindi dopo la rappresentazione intermedia, che analizza due o più istruzioni consecutive e cerca di vedere se è possibile convertirle in meno istruzioni possibili. Alcune volte in solo una. Si chiama peephole perché analizza una porzione di codice molto localizzata, appunto detta peephole. Ottimizzazione locali. Questo genere di ottimizzazione avvengono generalmente a livello di rappresentazione intermedia e analizza il codice presente in quelli che vengono definiti basic block, ovvero un blocco di istruzioni senza salti. Se c'è un salto, tipo un flusso condizionale, quello può essere solamente l'ultima istruzione del basic block. Quindi una funzione o un metodo viene diviso in una sequenza di basic blocks e su ognuno di esse vengono applicate delle ottimizzazioni appunto locali dentro ognuno di questi basic block. E qua si possono fare tante belle cose come cost unfolding, ovvero calcolare il valore delle espressioni costanti durante il processo di compilazione, qualora questo è possibile ovviamente, semplificazione di espressioni algebriche e così via. Ottimizzazioni globali, anche dette intraprocedurali. Viene analizzato il codice all'interno di una procedura, detta anche funzione o metodo. Alcune strategie di ottimizzazione usate per quelle locali possono anche essere utilizzate in questo contesto, ovvero possono essere estese per le ottimizzazioni globali, però c'è da tenere in considerazione un aspetto molto importante. All'interno di un basic block, ogni istruzione ha un solo predecessore, mentre quando si analizza una funzione intera, un'istruzione potrebbe avere più di un predecessore. Immaginate la prima riga che compare dopo un blocco if-else. Quella può essere eseguita dopo il blocco if oppure dopo il blocco else. E quindi si deve stare attenti a quello che si tocca perché
non si vuole influenzare negativamente la correttezza del codice. Successivamente abbiamo le ottimizzazioni di ciclo, che sono quelle strategie di ottimizzazione che riguardano prettamente i cicli. E qua si possono fare tante cose diverse, come il loop hoisting, ovvero quello di tirar fuori dal ciclo le istruzioni che sono invarianti all'interno del ciclo, ovvero se messe dentro o fuori non cambia nulla. Poi c'è il loop unrolling, che è di gran lunga il mio tipo di ottimizzazione preferita. Se il compilatore sa quante volte un ciclo viene eseguito, può prendere il corpo del ciclo e lo copia tante quante volte sono l'iterazione. Oppure, avete presente quando facciamo in un ciclo for il classico i uguale i più 1? Sì, sì, lo so che si può fare i più più, ma seguitemi perché voglio arrivare a una cosa ben precisa. Quando abbiamo una situazione con l'incremento del tipo i uguale i più 1, possiamo fare invece i uguale i più 2 e copiare il corpo del ciclo due volte. Come vi ho anticipato, ho solamente citato alcune delle strategie di ottimizzazione, ma ce ne sono delle altre. Come vi dicevo, queste strategie vengono applicate in base a delle regole e queste regole possono dipendere anche dal tipo di processore che si sta utilizzando, perché ad esempio i processori x86 hanno un insieme di istruzioni che sono diverse da quelle ARM, che permettono di fare delle ottimizzazioni diverse. Facciamo finta che vogliamo fare un loop unrolling in cui vogliamo fare, anziché di i uguale i più 2, i uguale i più 5, così da copiare 5 volte il contenuto di un'iterazione. Tuttavia, stabilire quante volte copiarlo dipende anche da quanto è grande la cache del nostro processore. Perché se quel ciclo non ci entra nella cache, quindi dobbiamo andare sempre a attingere all'istruzione dalla RAM, se aumentano gli scambi fra memoria, RAM e cache, quindi tutto il codice ottimizzato diventa più lento. Quindi, capire cosa ottimizzare e dove ottimizzare il codice dipende da tante tante cose. Adesso andiamo a vedere come fare queste ottimizzazioni. GCC, come vedete qua a schermo, ha decine e decine di strategie di ottimizzazione. Tuttavia, magari non è bene ricordarle tutte. Quindi, ci hanno messo a disposizione quelle che vengono chiamati livelli di ottimizzazione, che possono essere incluse durante la compilazione utilizzando il flag -o, seguito da un numero. Meno O0 è quello di default, che potremmo anche non metterlo, che vuol dire nessuna ottimizzazione. Con meno O1 si ha il primo livello di ottimizzazione, che include questa roba qua che vedete qua a schermo. Con O2 si includono altre robe e infine abbiamo il livello O3. Più si aumenta il livello di ottimizzazione, più aumenta il tempo di compilazione, perché il compilatore dovrà analizzare tanta e tanta roba all'interno del vostro codice. Adesso, una piccola chicca. Vi ricordate quando ho fatto questo video reaction e vi facevo vedere che la mia ricorsione non faceva scoppiare il computer? Questo perché ho attivato in C-Lang il livello di ottimizzazione O2, che permette di ottimizzare le ricorsioni. Ma questo si può fare quando si ha a che fare con quelle che vengono definite tail recursion, che sono quelle ricorsioni dove l'ultima cosa che una funzione fa, appunto, è la chiamata ricorsiva. Per chi non lo sapesse, mercoledì ho fatto questo video in cui parlo in maniera più approfondita delle ricorsioni. Andatelo a ripescare. Inoltre, in descrizione troverete dei link che ho utilizzato per fare questo video, con degli esempi che io non ho voluto riportare perché questi esempi mi sembravano un po' troppo accademici, un po' fatti ad hoc, che non facevano vedere dei casi veri e propri. Quindi se volete approfondire, andatevelo a guardare. Benissimo, pinguini, credo che oggi la possiamo chiudere qua, perché è un argomento molto vasto e conosco gente che fa questo di lavoro, ovvero creare nuove strategie di ottimizzazione per compilatori quando vengono utilizzati hardware specifici. E quindi io vi ringrazio per avermi seguito fino a qua, spero che siate ancora vivi e vegeti, e se lo siete, perché non andare a guardare gli altri video che porto su questo canale, che troverete di sicuro di vostro interesse. Detto ciò, ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!